Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Busters, siamo sempre noi, Fabrizio e Guglielmo, manca Roberto, Salutiamo il nostro il Roberto. defunto amico, e nulla, volevamo fare questa missione secondaria, assegnataci dalla cara pazza Thelma Howcroft, convinta di essere una vampira, e ci ha incaricato di scoprire chi la spia, chi la osserva, e abbiamo lasciato la missione a metà perché eravamo troppo scarsi per portarla a termine, Esatto. quindi adesso proveremo a portarla a termine. In questa fase ricordo che abbiamo dormito, abbiamo Sì. aumentato di livello la nostra autofagia, quindi La capacità di recuperare energia. esatto, quindi con la stessa quantità di sangue recuperiamo più energia praticamente. E in più abbiamo migliorato la nostra arma a due mani che adesso fa molti più danni ed è molto più cazzuta di prima. Mi sa che non ce ne separeremo mai più. Quell'arma con la quale abbiamo sconfitto la bestia nelle fogne nel video precedente. Io direi anche di ripassare dal nostro caro amico negro, Ah, vuoi il comprare qualche altra cosa? contrabbandiere. Ma noi non ci abbiamo più soldi, giovane. Secondo me quello che ci serve, se c'è, costa poco. Good evening, Polvere di l'impugnatura alluminio. dobbiamo Era la prendere. no, la Still polvere trying to save d'alluminio per lives. migliorare. Facciamo affari, mio I'd caro like to see vecchio your negro wise amico. choice, Dr. Reed. Va bene. Vediamo, no, non ha un cazzo. Sì, quindi ogni notte nuova lui recupera le cose che ha. Sì. La polvere d'alluminio la tiene, guarda, Ah, attacca. sì? Ah, hai visto che bella cosa. Compra multipli, quanti ce ne servivano? Mi pare due. Non abbiamo solo Due, due. due. Tanto li troviamo in giro questi qua. Bene, quante ne abbiamo di polvere d'alluminio? Giusto per. Ce ne serviva 10, giusto? No, 5. Sì, noi ne prendevamo tre. Dove sta? Compra. Non c'è qua. Armi e componenti, eccole qua. Polvere di Ah, ecco, alluminio, adesso ne hai 5. Quindi 5. possiamo andare un attimo a migliorare l'arma. Dai, io ci andrei, così facciamo Quale vedere anche arma noi era? Non invece mi come si fa. ricordo. Ah? Quale arma era? Non mi ricordo. Sempre cioè, assegnare l'abilità di livello 2 Ah, hai ragione, all'arma a alla due mazza. mani. Alla mazza chiodata. L'arma è questa qua. Infatti è blu perché è di livello 3. Come potete vedere, non abbiamo ancora assegnato l'abilità di livello 2. Possiamo scegliere tra un aumento del danno del 10% e un diminuisci energia del 10%, giusto? No, aggiungi 3 punti di stordimento. E qui abbiamo messo. Diminuisce il consumo di energia. No, Sì. che vogliamo fare? Aumentare il Ma danno questa lo l'avevamo so. già? No, ok, Dobbiamo no, aumentare lo stordimento, no. abbiamo Aumentiamo lo detto, no? Sì. Ok. stordimento, sì, perché penso che. Ok. Benissimo. Perfetto. Ok, Ma proprio una fa bella molti arma danni, ma comunque. questa qua, 145 non si sono mossi perché aumenteranno quando andiamo qui a Esatto. 220. Che Non punto voglio è dare. là? C'è sempre uno sconosciuto che sarà sempre È quello sempre là. quello malaticcio. Ah, che dicevi, È Gulliver? sempre quello di C'è un malaticcio. bidone? È aperto già. Vabbè. No, dicevo, speriamo che non si sia ricreato No, ma quel sicuramente sì. Non so vampiro di livello 18. se ti ricordi, c'era un bordello di. C'era un bordello Qua di. sopra stava il vampirone, ma non lo vedo più però. C'era anche un bordello di umani. Sembra Sì. non esserci. Sì, ci sono e come. Ci sono. Quello forte era quello di livello 12 che ti one shottava, ti ricordi? Ce ne sono Come tre vogliamo qua. affrontarla la situation? Allora, il più pericoloso è quello lì con di livello 12. Quello è quello che è il primo da fare fuori. Però ce n'è anche uno con il Questo? fuoco. Questo non lo puoi stordire però adesso perché ti vede. Facciamo così. Ok, attenzione che questo spara, eh. Benissimo, mangialo. Perfetto. È un'arma fortissima comunque. Mangia. Beh, un'altra cosa Sì, quest'arma, tutta direi. un'altra storia proprio. Perfetto, già è morto, vedi? Mangia sereno. Sì, decisamente. Questo mi sta colpendo col. Pazzo. Mangia e curati. Vediamo questa cura se è migliorata. Sì, decisamente sì. Siamo Beh, nettamente più forti. non c'è più Siamo nessuno. drasticamente più forti. Prenditi Molto bene. Non mi hanno lasciato un le cazzo cose da terra, questi. sì. Bene, pistoletto. Cicciolini, Guarda fiala quanta di esperienza mi vetro. hanno dato.
No, non ho visto, però eravamo tipo a 99, non te ne hanno data tanta comunque. Qua non si può entrare. No. L'obiettivo è 48 metri. Dobbiamo proseguire. Qui non c'è nulla da prendere? No. Perché poi c'era quell'altra area che c'aveva altri Ti tre ricordi qua nemici. sopra c'è il nostro rifugio? Esatto. C'erano anche dei topi, però abbiamo... No, Facciamo sangue così. ce l'hai. Ok, i nostri amici topi. Che dici? Perfetto. Vabbè, l'altro topo. Ok. Ok. Qui dobbiamo andare di qua, quindi dobbiamo aprire questo cancello praticamente. Mi sento tipo un bambino che piange. Tu lo senti? No. Lo senti sì, adesso? Sì, hai ragione. C'avevo una sola cuffia. No, dove sembra sei? Più un gabbiano in realtà. È un gabbiano, dici? No, è un bambino. Sì, è un neonato allora. Vabbè, che livello sono questi? Vabbè, non ci interessa. Ah, attenzione, sta quello forte, eh. Questo è il primo che devi farti fuori. Lascia la puttana. Cazzo. Qui c'era il bambino che piangeva, giusto? Sì. Raga, io non so qua che cacato fa. Ah, qui bisogna fare molta attenzione a non farsi accerchiare, in realtà. Tu potresti già iniziare... No, di livello 16 questi, eh. Quindi non è semplicissimo, t'hanno visto. Bene. Togliti da questa situazione e fai le spine di sangue. Cazzo. Benissimo. Bravo. Benissimo. Uno è morto. Sei forte, eh? Ok, quello questo è morto. Che cazzo? Cazzo! Come cazzo mi ha ucciso? Ma perché? Ottimo. Dai che sono quasi morti quei due. Uno è andato. L'altro è andato, ora siete uno contro uno. Basta, ci rinuncio. Questo mi fa sta fatality. Basta, non siamo all'altezza. Mi fa sta fatality questo, capi? Bene. È fatta, è fatta. Curati ancora. È fatta. Olè. No! Perché? Perché stava bruciando e non avevo sangue. No. Cioè, è assurdo. No. Non ci credo. Ah, non la volevi usare, avevi detto. Vaffanculo, e mo non vedo un cazzo, però. Di chiudere. Attenzione. Ok, colpo e scappa. No, non lo usare il sangue, non lo usare il sangue. Devi usare per curarti. Io direi di farti un siro adesso. Ok, addirittura, a me c'è il massimo dell'energia. Ma... Vedi, questo ti... Curati. Subito. Siero. Curati. Io mi farei il siero adesso. Ma c'è il massimo, Gulliver. Ok, quello è morto. No? No? Bisogna dirlo. Cazzo, curati di troia. Ok,
No. Ci siamo riusciti, cazzo. Mamma mia, sono più forti di un boss. Benissimo. La mira di piombo. Mi sento altra gente che urla qua. Ma hanno lasciato un cazzo sti due. Sì. Questo è l'asso polvere di alluminio, benissimo. Quasi allora. Dobbiamo entrare qua? Non lo so. No, non si entra. Devi entrare in quell'altra stanza, in quell'altra casa che è aperta. Ah, ecco qua. Datti uno sguardo intorno, giusto per. Viti. Ora qualsiasi cosa accada nel mondo, non morire. Ci provo. Io continuo a sentire il bambino piangere. Proiettili. 12 proiettili. Boss da fucile, quindi qua si combatte ancora, però ci siamo, punto, credo. Mi cambierei comunque la configurazione. Mi metterei la pistola qua. Sì? Sì. Tanto se voglio stordire uso quella là pesante, amen. Uso sta mazza pesante, amen. E qua si piglia qualcosa. Bottiglia di alcol, scatole di pillole arrugginite. Salicina e chinina. Qui non c'è un cazzo. Attenzione. Cos'è? Mobile? Che cazzo è? Ah, sto mobile. Scatola di pillole grande. Penso che bisogna salire, ok. L'obiettivo te lo da sopra. Fai attenzione. Vedi se c'è qualche. 17. Questo è quello lì che spara. Quello con la. Che spara il fuoco? Sì, no, quello che spara quello forte, quello diciamo, quello alto. Ah, stanno tutti e tre. Sta su Lis. Giusto, pare sì. Di sì. Dai, fermi! Sono a fuoco, magnatilla. Curati. Ok. Se era da solo, siamo a posto. Ok. Allora, okay. Questo è il. È fatta, l'obiettivo è qua. C'è un'arma anche. Un altro coltello. Altri proiettili, scellini. Scellini se ne trovano pochi comunque. Sì. Scatola di pillole grande. Piccola bottiglia. Questo che mi lascia di bello. Un altro scellino. Uno scellino. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è anche una cassaforte. Cos'è? La grande caccia. Lode ai nostri compagni caduti. Vai, leggi tu. Lode ai nostri compagni caduti. Volevo leggere insieme. Allora, lode al loro coraggio perché abbiamo prevalso. Sì, la guardia ha prevalso, fratelli miei. Abbiamo stanato i nemici dell'umanità, nascosti nei cunicoli più bui delle nostre moderne città. Li abbiamo trovati nelle loro tane, nei loro nidi, e sono morti. Abbiamo portato le fiamme della battaglia nelle fosse più buie. È la prima volta che i mortali muoiono in una guerra su così larga scala agli immortali. Ricordatevi di questa vittoria, fratelli, poiché essa suggella i nostri metodi. Mai dormire, mai arrendersi, mai perdere la speranza. Sì, fratelli, il nostro metodo funziona e questa notte l'Inghilterra è più sicura grazie a voi. Grazie a coloro che sono stati morsi e uccisi dal nemico o dalla nostra mano tremante quando si sono rivoltati contro di noi. Ma non tremate, fratelli miei, non dubitate. Questa notte piangerò per i nostri compagni caduti e piangerò perché sono un vecchio che ha visto finalmente realizzato il suo obiettivo nei suoi ultimi anni di vita. La guardia di Priwen esiste solo da mezzo secolo e ha ottenuto molti più risultati che i traditori di St. Paul in mezzo millennio. Sono in combutta queste due, esatto. Cioè sono in conflitto queste due fazioni. Questa è stata la nostra prima grande caccia, che le sanguisughe sopravvissute alla nostra furia sappiano che non ci fermeremo. L'anniversario, vabbè, a posto. Quindi la guardia contro la. Contro St. Paul. Guardia di Priwen. Okay. Quindi dobbiamo prendere il documento, eh? Sì, comunque di esperienza per ora non abbiamo fatto, cioè praticamente 200 punti con tutti questi mostri. Vediamo quest'arma che cos'è. Paletto di Priwen usato. Ma già ne abbiamo uno. E ne serviva un altro per migliorarlo, mi pare. Ah sì. Mi sembrerebbe strano. Vedi, adesso ce l'abbiamo. No, ma quell'uno vuol dire che ti serve il paletto, semplicemente. Ah, oddio. Vedi? Dovevamo trovare uno per migliorarlo, ricordavo. Che altro serve? Piccola impugnatura? P
piccola parte per un'impugnatura normale, ne abbiamo due di tre. Comprare, quindi ne la possiamo comprare dopo. E qua che possiamo fare? Comunque non abbiamo un cazzo. Comunque questa polvere d'alluminio non è che sia una cosa così comune. Vabbè, però ce l'ha il mercante. Ah, ecco, quindi noi ne abbiamo due. Perché io guardavo qua, no? Se vado qua a dettagli... Vedi, dice che sembra che ce ne vuole uno per migliorare. Hai capito? E dice sempre che ce l'hai. Ce l'hai, evidentemente per il paletto è diverso. Vabbè. Ah, hai capito? Secondo me qua ci vuole uno spinato di livello 3. Qua ci vuole uno spinato di livello 2, capito? Per darti la progressività devi avere il livello, no? Quindi alla fine non ci serviva niente. Un doppione. 2 novembre. Da Sentinella Luis Cugni. Al signor Geoffrey McCullum, oggetto Pembroke Hospital, indagine attività dei vampiri. Signore, dopo aver osservato il Pembroke Hospital per 2 settimane possiamo affermare che c'è dell'attività vampiresca. In primo luogo abbiamo le prove della presenza di una sanguinosa donna entrando l'ospedale. La bestia è furba, fa finta di essere una paziente con problemi mentali, ma la sua condizione reale, empia. Mi sono trovato di persona all'ospedale e ho sentito la creatura stessa lamentarsi del bisogno di sangue visto che il suo corpo si sta decomponendo. Ma la situazione è ancora peggio. L'amministratore del Pembroke Hospital è il dottor Swansea. Secondo il capo del nostro gruppo, Amanda Tilton, che è morta ieri vicino al canale durante una lotta contro uno Skull, potrebbe essere un membro della confraternita di St. Paul. Se questo fosse vero, allora è probabile che stia succedendo qualcosa di grosso a Pembroke. Forse addirittura un dio di vampiri? Protetti da quei dannati traditori della stola? Non sappiamo cosa fare, ma siamo certi che sia meglio che abbiate presto le forze e armi pesanti. Dice, addirittura dice... No. Loro pensavano che lei fosse una vampira, però. Esatto. Quindi però non lo è, in effetti. Va bene, a questo punto ci possiamo andare. Ma io speravo in qualche modo di raccogliere ulteriori indizi su quello che ci vogliamo ciucciare. Vedi un attimo questa capuccella, che cos'è? E questo è rassicura la tizia, è la missione secondaria. Ah, ok, ragione. Quindi andiamo a rassicurare la nostra Thelma. Questa è la nostra stanza. Dove sta? Dovrebbe stare giù, di solito sta giù. Sì, iniziamo a scendere. Beh, ovviamente non la troviamo più. Ah, ma ce la punta con l'obiettivo, no. Sì, ho la testa che dovrebbe puntare. Dove cazzo è? Vabbè, sicuramente sta qua in giro comunque. Vedi in queste stanze qua. Eccola. Ciao Thelma. Grazie, mi sarebbe dovuto la ciccia. Vediamo se c'è qualcosa. Aha. Dopo gliela chiediamo. Sì, la chiedi adesso. Vabbè, parliamo prima con quella. Dove cazzo è? Ciao Thelma. How are you tonight? I need blood, doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Era un malinteso? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me. But they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward. Ah, ci dà una ricompensa. Che ci dà? Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. Campione di sangue corposo e acquoso, non ti nemmeno cuofano. Vabbè. Parliamo con il mostriciattolo alle nostre spalle a questo punto. Good evening, per completezza, no? Evening, Dr. Reed. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave.
It was an accident. Vabbè, perché mentire? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Ah, ok, vabbè. Per vergogna, allora. La chirurgia potrebbe aiutarla. La bellezza non è tutto. Bisogna dire proprio questo. Eh sì. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. No, abbiamo dato la risposta sbagliata. Peccato. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Ha tradotto stronza, ma ha detto puttana. Quindi praticamente alle risposte si deve stare attenti, perché esatto, si falliscono. Devi dare i... falliscono gli indizi. Oddio, si deve stare attenti. Ma non lo so. Non lo so onestamente. Vabbè, può capitare che perdi l'indizio perché magari dai una risposta affrettata o non. Senti, ma a questo punto ci vogliamo ciucciare quello, Guglie, pare che non riusciamo a trovare altri indizi. Ma io ci sto, sinceramente, anche per vedere che cosa succede quando. Quando te ne mangi uno. Io direi di sì, dai. Ci vediamo pure quest'altra meccanica che ci manca. O vogliamo finire le missioni secondarie? No, no, io me lo mangerei adesso. Vabbè, se no salutiamo gli amici, ce lo mangiamo nel prossimo video, dai. Va bene, allora ci vediamo alla prossima. Ciao amici. Ciao giovani.